Il Toro torna da Frosinone con un punto in più in tasca e la netta sensazione di aver sciupato un'ottima opportunità. A vedere il bicchiere mezzo pieno però, va detto che seppure siano stati Granata ad avere le occasioni più nitide, è anche vero che il migliore in campo è stato sicuramente Sereni, autore di alcuni interventi a dir poco prodigiosi, che rendono questo pareggio meno amaro. In fondo è stata una bella partita da ambo le parti, ricca di capovolgimenti di fronte e che deve servire da insegnamento a questo Toro a tratti ancora troppo distratto. Con l'Antuono fa esordire Pisano per Rubin, tornano titolari Pratali e Loviso, mentre il tridente d'attacco è formato da Leon, Vantaggiato e Bianchi. È il Frosinone a cominciare meglio con questa punizione di Caetano fuori di poco al 12esimo. Due minuti dopo Sereni respinge questa botta dalla distanza di Gucer, poi Rivalta e Pratali impediscono il tiro a Santoruvo. Al primo affondo il Toro è pericolosissimo. Minuto 16, cross di Leon per Bianchi e grande intervento di Siciniano a respingere. Restano i dubbi se il pallone sia entrato in porta o meno. Al 25esimo azione simile. Pisano in verticale per Leon, che però non ci arriva. Siciniano non trattiene, l'honduregno ne approfitta. 1-0 tra l'incredulità generale. Rivediamo il clamoroso errore di Siciniano e il primo gol in granata di Leon. Subito il gol i laziali ricominciano a macinare gioco, alla mezz'ora Bascia ci prova da fuori, Sereni alza in corner. Ma l'occasione più ghiotta per i gialloblu arriva al 45esimo quando Troianello si fa 60 metri di campo palla al piede, entra in area ma gli manca la giusta lucidità e Sereni lo ipnotizza. Il Toro potrebbe però ancora chiudere definitivamente i conti prima dell'intervallo. Bianchi ha la palla giusta ma il suo tiro si stampa sulla traversa. E così dal possibile 2-0 granata si passa al pareggio dei laziali ad inizio secondo tempo. Troianello brucia Ogbonna sullo scatto e trafigge Sereni in uscita. È passato appena un minuto e mezzo dalla ripresa e il Toro deve ricominciare da capo. Troianello mette ancora i brividi a Sereni con questo tiro di controbalzo. Poi al 10° Leon lavora un gran pallone sulla sinistra ma sul traversone Bianchi in leggero ritardo. Ci prova anche Vantaggiato senza fortuna, prima di lasciare il posto a Gasbarroni. E proprio l'ex di Parma, Palermo e Sampdoria al 19esimo si guadagna un calcio di rigore per questo netto fallo di Scarlato. Dal dischetto Bianchi angola troppo il tiro che termina sul palo, la ribattuta di testa termina fuori ma non sarebbe stata comunque valida. Il bomber del campionato si fa perdonare neanche 10 minuti più tardi. Controllo al limite di destro e sinistro raso terra che si infila nell'angolino basso dove Siciniano non può arrivare. 2-1. Il Frosinone però non molla mai. Gucer, il migliore dei suoi, impegna Sereni con questo splendido destro a giro. Il portierone granata risponde da campione. Al 35esimo però arriva il definitivo pareggio con un gol fotocopia del primo. Questa volta ad andare a segno Aurelio, entrato pochi minuti prima per l'autore del gol dell'1-1 Troianello. Nel finale di gara il Toro rischia anche la beffa, ma Sereni è attento su basso e blinda il risultato sul 2-2.